attribuita alla parità del nostro mandato nel Consiglio di diritti umani o al quarto piano d'azioni nazionali dell'agenda donne, pace, sicurezza. Resta ancora molto da fare e dobbiamo stare molto attenti a non andare indietro. Le donne sono risorse essenziali per la pace. Tendano a preferire strategie politiche pacifiche a differenza degli uomini. Il caso delle donne iraniane, sorelle, che attraverso il taglio dei capelli simboleggia la rabbia, mentre il grido donna, vita, libertà ha dato forza, vigori e inclusione in queste manifestazioni che non si limitano a contestare l'uso del velo. Io credo come donna, come sindacalista, negli ideali delle donne iraniane e ammiro la loro forza e il coraggio che stanno esprimendo contro la legge discriminatoria della Repubblica Islamica e soprattutto in merito alla disuguaglianza di genere e di